Giblet Show con Antonella Voltan. One, two, one, two, three. Yeah! Perché ho scelto Antonella Voltan? Lo scoprirete tra poco. Anche io lo scoprirò tra poco. Ecco, perché in The Giblet Show quello che io ci tengo, il messaggio che ci tengo a darvi è proprio questo, che il potere delle parole è un potere straordinario. Come può modificare la struttura molecolare dell'acqua, e noi siamo fatti d'acqua, allo stesso modo può cambiare il corso della nostra vita. Antonella, se tu fossi un tipo d'acqua, che tipo di acqua saresti? Frizzantella, liscia, di sorgente, cascatella, un laghetto, lacustre, no, laghetto lacustre. Frizzantissima. Frizzantissima. Questo sì. È il tuo carattere, effervescente. Sì, sì. In effetti sì, ti vedo effervescente. E se tu fossi un fiume che scorre così come scorre la tua vita, a che punto del tuo percorso saresti? Wow, a che punto? Mm-hmm. Mi piace pensare di essere sempre all'inizio di qualcosa. Quindi wow. Sarei sempre in un punto in cui non sono stata prima. Possiamo paragonare la tua vita a un fiume che ha delle anse? Assolutamente, okay. Non potrei immaginarmi in un tragitto, ecco, rettilineo. Perfetto, e quindi ogni curva, ogni ansa ti presenta davanti allo sguardo un panorama davanti al quale dire wow. Assolutamente. Che novità assoluta. Per me è fondamentale stupirmi sempre. L'acqua, tu lo sai, per sua natura è incondizionatamente amorevole e generosa. Si dà da tutta se stessa senza condizioni. Ai buoni, ai meno buoni, a chi la tratta bene, a chi la tratta meno bene. Qual è il contributo di Antonella Voltan al mondo intero, all'universo? In che modo tu ti paragoni all'acqua per generosità? Allora, la generosità, faccio una premessa, secondo me la generosità è importante, venga data per le motivazioni giuste, perché si può essere generosi per la motivazione sbagliata. Io per tanto tempo, essendo comunque generosa di natura, però ho avuto l'esigenza a volte di esserlo per avere il compiacimento in maniera non consapevole da parte degli altri, quindi era come se ci fosse sempre una sorta di merce di scambio, tra virgolette, con delle aspettative a quel punto sul fatto del se do da qualche altra parte riceverò. Questo non era mai niente di consapevolizzato. Nel percorso che questo mio fiume sta facendo, via via, ho scoperto tutta una serie di condizioni che mi stanno permettendo di essere veramente quel fiume libero che desidero essere, quindi senza dover travolgere dighe perché è rimasto ristagnante per troppo tempo in maniera compressa, e realmente generoso, ma in maniera sana. In maniera sana. In maniera sana. In maniera sana. In maniera consapevole, si può dire che tu sia nel flusso adesso della vita, sì, Antonella. E questo trovo che sia meraviglioso. Lo è, sicuramente. Perché mi piace molto questo parallelo con l'acqua, perché laddove l'acqua ristagna è putrefazione, è morte, è un violare la natura delle cose, dove scorre tutto quello che è proprio questo flusso, e non c'è mai fine in ciò che scorre. È vero. Non c'è mai fine e tu non hai mai fine. Perché credo che noi esseri umani abbiamo delle risorse dentro di noi straordinarie. Infinite. Per uscire da qualsiasi impasse, da qualsiasi ristagno. Mm-hmm. Questo è il contributo che nel mio piccolo io desidero dare al mondo, ed è il motivo per cui scrivo e per cui metto in scena le cose che scrivi. Le cose che scrivo, perché il mio desiderio è proprio quello di aiutare altri fiumi a scorrere liberamente. Wow, Antonella. Perché noi siamo nati per essere liberi e per essere integri. Una cosa che l'acqua ha in ogni sua piccolissima particella è quello dell'essere integra. Tu lo sai che l'integrità viene meno quando le parole, i pensieri, le intenzioni degli uomini non sono propriamente sani e in linea con la natura e lo scorrere della vita. Quindi questa integrità, certo, la si può recuperare perché l'acqua perdona. Cioè, se esposta alle parole, alle intenzioni, ai pensieri, tra virgolette, giusti,
e quindi esposta alle parole buone, alle parole che fanno del bene anche a noi. E a questo proposito, Antonella, se io dovessi paragonare la tua vita a un iceberg, io so che per molto tempo tu mi hai parlato di questo. Sappiamo che l'iceberg si alza sopra il livello dell'acqua per un terzo della sua grandezza totale, della sua struttura totale. Quindi la gran parte dell'iceberg è sommersa e quello è il subconscio, è l'inconscio. Comunque, dove si depositava una frase che per qualche ragione tu hai cullato nella vita, l'hai trasformata in una convinzione e ti ha condizionato non per il bene. Vuoi rivelarci questa frase? Assolutamente, perché posso dire che una buona parte della mia vita è stata, potrebbe essere intitolata caccia al ladro. E quindi c'era una condizione dentro di me che sapevo mi teneva in ostaggio, ma non riuscivo a identificarla, non riuscivo a dare il nome giusto a questa proposizione interiore nascosta, che proprio perché è nascosta è pericolosa. Certo, inconsapevole. Certo. Inconsapevole poi nei meccanismi che a sua volta ti mettono quasi nella condizione involontaria, tra virgolette, perché non hai consapevolezza. E questa proposizione, che devo dire con grande emozione, ho scoperto davvero solo proprio poche ore fa, potrei dire, la proposizione velenosa nascosta era: tu sei un corpo estraneo al mondo, che vuol dire che scopri l'intruso. Esatto, dentro in un gioco enigmistico del scopri l'intruso, l'intruso ero io. E quindi questo veniva molto fuori nei sogni ricorrenti, ma non riuscivo a capire, cioè io ero sempre fuori posto, sempre accolta da altri che avevano una famiglia di appartenenza, che avevano comunque una casa in accoglienza, e io ero sempre nomade, sempre raminga, o sempre a prendere il treno sbagliato, o l'aereo fuori orario, sempre fuori onda. E questa cosa, che posso magari essermi detta chissà quante altre volte, ma solo in via razionale, non mi ha mai portato a cambiare, perché l'informazione non cambia mai, è l'illuminazione che ti trasforma. L'informazione non cambia mai, è l'illuminazione che ti trasforma. È l'illuminazione perché ti trasforma, perché risuona dentro, nel tuo apparato intero. Ovviamente tu devi, almeno tu devi, non mi piace il verbo dovere perché attinge sempre a qualcosa di morale, non è questo, anzi se una cosa sappiamo imparato, che non lo usi in quell'accezione, è che il non giudizio è fondamentale, certo, su se noi stessi, e il perdono, come dicevi tu prima, è fondamentale per aprire gli occhi. E quindi se noi riusciamo a creare dentro di noi un ecosistema che permetta un'apertura e a vedere, ovviamente le illuminazioni arrivano in maniera più veloce, anche se io ritengo che ci sia un tempo per ogni cosa. Per ogni cosa. E quindi possiamo dire che l'illuminazione è la rivelazione, è il risveglio, è la consapevolezza che arriva, ti apre gli occhi su quello che c'era depositato nel tuo inconscio, era lì dove non ne eri consapevole, non ne eri a conoscenza. Se dovessimo riassumere il tutto, diremmo che è la conoscenza che ci rende liberi. Assolutamente. Antonella, per concludere questa bellissima chiacchierata, qual è l'abitudine che tu suggeriresti ai nostri follower? Una piccola abitudine quotidiana che tutti noi possiamo adottare a partire da adesso per preservare la risorsa acqua nella sua purezza, nella sua integrità. Ah, per preservare l'acqua, beh, sicuramente non sprecarla. Ok. Io ogni volta che faccio la doccia mi rendo conto di quanto sono fortunata ad avere acqua, perché ci sono posti in cui questa non è una risorsa facilmente disponibile, va razionata. Certo. E quindi sto attenta quando mi lavo i denti a non tenerla aperta quando non è necessario. E poi anche a non, proprio sono molto in questo periodo molto molto attenta anche al tema plastica, che vorrei evitare di utilizzare laddove posso, e quindi proprio anche questo, lo stare attenti a che cosa noi buttiamo. Dove ti possono trovare i nostri follower? Dove sei? Dove possono sapere di te e come possono essere informati riguardo alle cose che stai scrivendo, alle cose che porterai in scena per raggiungerti a teatro? Su Instagram o su Facebook, Antonella Voltan. Antonella Voltan, tutto attaccato. Esatto. Perfetto, e su Facebook idem, Antonella Voltan. Da The Wavelet Show, Antonella Voltan, attrice, autrice, carissima amica e esploratrice del potere delle parole per fare di questo mondo un mondo migliore.
A prestissimo. Ciao. Ciao.